Cosmo. Radio Colonia. Oggi con Filippo Proietti. La 500. Mio padre ne comprò una a 100.000 lire dall'amico giornalaio. Il colore principale era il giallo, principale perché negli anni aveva avuto qualche ritocco alla carrozzeria. Di lei ricordo l'odore, il mistero della doppia debraiata, i 90 all'ora quando eravamo lanciati. Il giorno in cui caricammo sul tettuccio lo scooter di un mio amico e i turisti americani che ci facevano le foto. Ricordo le risate che ci facevamo con i compagni di scuola stretti in cinque nell'abitacolo. E ricordo anche il giorno in cui mio padre consegnò direttamente le chiavi dell'auto a dei carabinieri che lo avevano fermato, perché secondo loro doveva passare la revisione. Impossibile. Tanti ricordi abbiamo legati alla mitica 500 che quest'anno compie 60 anni. Ne circolano ancora 400.000 esemplari in tutto il mondo. Una di queste è quella che è del collega Silvio Cisamolo che da Roma l'ha portata a Colonia. Beh, il motore è partito. È stato un po' come risvegliarlo da un lungo sonno. Si tratta di quello di una Fiat 500, l'utilitaria presente in quasi ogni famiglia negli anni 60 e 70. E questa è proprio di quell'epoca, costruita nel 1966 e lasciata a dormire negli ultimi anni sotto il portico di un palazzo alla periferia di Roma. Perfetto, con questa macchina andrò fino in Germania. Il contratto di acquisto lo firmiamo seduti al tavolo di una trattoria. La proprietaria, la signora Paola, è contenta di sapere che la sua macchina è pronta per affrontare una nuova vita. O forse se l'è solo tolta dai piedi? No, non è che me la sono tolta, è proprio stata una cosa dettata dal cuore, affidarla a una persona romantica che seguiterà a dare vita a questo amore che contiene questa macchina. Ma io ho intenzione nei prossimi giorni di farci 1600 chilometri per tornare in Germania. Tu sei matto, ma io l'ho sempre pensato, l'ho sempre saputo e sei molto coraggioso a intraprendere questa follia, mio caro Silvio. Ora è sabato mattina, la città è ancora mezzo addormentata e finalmente si parte! Ovviamente in autostrada sarebbe noioso, per cui imbocco la via Flaminia fino in Umbria, dove a Narni si incrocia con la Tiberina in direzione Cesena. E dopo 4 ore mi fermo a prendere un caffè a Pierantonio, un paesino arroccato sulle colline a nord di Perugia. Anche la barista è interessata al mio viaggio. E tu la faresti un viaggio del genere? Magari, avendo tempo, volentieri. Molto, molto volentieri. E dove ci andresti? In qualsiasi posto, al nord. Il viaggio prosegue piacevolmente attraversando gli Appennini, per poi scendere verso l'Adriatico, finché in Emilia, a Comacchio, il cambio non funziona. Ed è anche sabato pomeriggio. Chiedo in giro e trovo, poco distante, un'officina ancora aperta dove alzare la macchina e cercare il guasto. La Fiat 500 si è staccato un bullone dalla leva delle marce e non entravano più le marce, è rimasta dentro la seconda. Adesso abbiamo fatto una cosa provvisoria, ci abbiamo messo un bullone con una piccola boccola, fatta a mano, logicamente, e la macchina può ripartire. Il viaggio continua verso nord fino a Nogarole, in provincia di Belluno, dove, passata la notte, la mattina seguente mi riappresto a partire. Ma il motore non funziona. Dove trovare un meccanico, un'officina di domenica? Provo a chiedere in giro. Scusi, conosce qualcuno che sa mettere le mani su una vecchia Fiat 500, una vecchia del 66? Finché finalmente incontro una persona che ha un amico che... Paolo, guarda che qua è un signore, no? Che le resta a piego una 500, no? Avrete voglia di venire su, ti avete? Lei è da Roma, dove andare in Germania, no? Tu capì? Un colpo di fortuna. Nel primo pomeriggio arriva Paolo, che subito si mette a smontare e cercare il danno. E dopo quasi 2 ore di lavoro... Proviamo a trovare la fase a mano. Adesso tra un po' ti chiedo di collaborare. Allora, partiamo, proviamo, vai! Senza Paolo non sarei mai riuscito da solo a riparare il motore. La macchina aveva un problema sullo spinterogeno, l'ingranaggio sta a girare sotto sora, quindi l'accoppiamento non funzionava bene e così il nostro caro amico Silvio a Longaron le resta a pie. E poi, prima di partire, le raccomandazioni. Con le 500 al bel, alle cosse a voia, se si ferma su un piazzal, se tira fuori un banco, formai, pan, salame e ombra di vin e tutti insieme a far festa.
E così, con il motore aggiustato, posso ripartire in direzione Madonna di Campiglio, fare il passo delle Tre Cime e avanti fino a San Candido, l'ultimo paese in Italia prima del confine con l'Austria. E poi ancora strade arrampicate tra i monti, fino ad arrivare a Kufstein e finalmente in Germania. L'interesse di chi si incontra per la strada è tanto e a volte riaffiorano i ricordi. Das sind Autos, der Fiat 500L, das ist das Auto. E anche all'arrivo tanta incredulità fra i passanti. Die ganze Strecke nur mit dir? Ja. Wahnsinn. Yeah. Dopo questo lungo viaggio, ora la 500 è pronta per la sua nuova vita qui in Germania. Cosmo. Radio Colonia.